con Giorgio Rosso, cooperativa Città Verde, fare i conti con l'ambiente. Questa mattina un importante momento di incontro sul concetto del centro di riuso, che è un po' un concetto dinamico, abbiamo detto, punto di incontro tra iniziative ambientali e iniziative sociali. Ci puoi spiegare che cosa è per te il centro di riuso e dove sta andando? Allora, il centro di riuso è un luogo che sostanzialmente sta a metà fra la prevenzione e il recupero di rifiuti, nel caso in cui entriamo proprio nel ciclo dei rifiuti, di beni nel caso in cui restiamo fuori. La differenza sta nel fatto che quando parliamo di beni si tratta di una cessione volontaria del mio bene a te, può essere un'associazione, una cooperativa, un ente pubblico, oppure nel caso dei rifiuti io mi voglio disfare di qualche cosa. Il punto è che però tantissimi oggetti, e stiamo parlando di, che ne so, di ingombranti, noi c'è cioè il termine tecnico è quello, ma di arredo interno, arredo esterno, biciclette, eccetera, in alcuni casi information technology, quindi computer, stampanti, eccetera, e il tessile, queste sono le grandi tre filiere su cui si lavora, molte volte possono avere una seconda vita, cioè possono tornare a fare la funzione che facevano precedentemente, senza essere rotti, distrutti con la creazione di materia prima, perché questo è quello che si fa in gran parte ora. Quindi il centro di riuso cosa diventa? Diventa un luogo dove, questa diciamo è la nostra visione, beni o rifiuti possono essere trattati per ritornare a essere quello che erano prima. È chiaro che la funzione sociale è varia. In primo luogo si possono avere degli oggetti a basso costo. In secondo luogo, a lavorare questi oggetti possono essere persone in difficoltà, come nel caso di quelli che lavorano per le cooperative sociali. Per terzo ci sono tutti i vantaggi ambientali, per cui in realtà allungare il ciclo di vita di un bene o di un rifiuto o di un oggetto vuole dire che l'impatto sull'ambiente diventa minore. L'argomento sembra semplice, perché uno quando pensa adesso ai centri di riuso gli viene subito in mente l'associazione di volontariato, svuota cantina, certo. Io porto eccetera, però in realtà è una cosa che ha dei risvolti sia con le tecniche di produzione, io costruisco già in modo che la cosa possa essere riusata, certo. Sia con le tecniche di riutilizzo vero e proprio, per cui c'è da mettere insieme un po' di tecnica, un po' di normativa e un po' di rete pubblico-privato. Grazie Giorgio Rosso, fare i conti con l'ambiente.